In questo video sentirete probabilmente il ventolino che è alla mia sinistra, perché è il mio migliore amico d'estate, senza di lui sarei morto. Probabilmente anche la musica che metterò nelle mie cuffie. Probabilmente si staccherà anche la registrazione. Ma vediamo cosa ne esce fuori, vediamo. 5 partite sono 15 punti. Più 7 che ne ho già fatti, 22. Siccome la matematica non è una comunione, oggi, con 3 ore di sonno, una busta di bestemmie e tanta allergia alla vita probabilmente, andiamo a vedere se riesco a salire in divisione 2. Non succederà, perché lo sappiamo che non succederà, e probabilmente sto registrando proprio per questo, perché non succederà, sclererò malissimo, romperò qualcosa e a voi comunque piacerà questo video. Avrei anche degli spezzoni di queste partite da farvi vedere, ma non c'è niente da vedere. Pareggiare e perdere le prime due mi è bastato per capire come sarebbe andata, ma 5 partite le abbiamo già vinte di fila quest'anno, anzi ne ho vinte 9, quindi perché non provarci? Non succederà mai qualcosa, non succede, non succede. Ma se succede, siamo qui per festeggiare. Quindi vai con la sigla, vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, oggi siamo tornati su PES 2018, aspettando PES 2019. Sto registrando questo video che è il 17 di luglio, domani 18 è il mio compleanno. Non uscirà mai per il 18 questo video, ma se dovessi mettermi veramente a editare il video stasera, nel caso dovessi finire di registrare tutto a un'ora decente, non spaccando qualcosa, eccetera eccetera, magari ve lo metto anche. Quindi se è oggi il 18, fatemi gli auguri, grazie, grazie. Che brutto detto così, che brutto. Eppure ho visto tanti youtuber di merda che lo fanno, ma va bene. Prima di iniziare voglio dire una cosa, avevo registrato, non so se lo vedete, magari vi metterò uno zoom, adesso ho 80.000 GP fatti solamente sabato, non avevo niente praticamente, li ho fatti sabato nelle competizioni, perché sì, sono l'unico coglione che a luglio sta ancora farmando GP, no? Come dice la gente, farmare GP nel 2018, ma smettila, dai, smettila. E invece sto ancora farmando GP. Avevo 250.000 e l'ho buttati nella gente delle leggende cercando di prendere Maldini. E invece Maldini non me lo ha dato, ma mi ha dato Amsic. E quel video non uscirà mai perché era un video di merda. Ho fatto 25 pescate per una palla nera, 3 palle oro e tutti argenti del cazzo. Quindi lasciamo perdere quel video, ma oggi siamo qui per un altro motivo, quindi direi di andare a cercarci un avversario, iniziare. Non ho fatto la prima partita, non mi sono riscaldato, non gioco a PES da sabato e oggi è martedì. Ma dove cazzo voglio andare, no? Ma dove cazzo voglio andare? Questo non è la prima volta che lo incontriamo, questo l'ho già incontrato. Non mi ricordo quando, ma il nick mi è familiare, quindi ha una sola A di valutazione. Se io guardo le cose e vedo che c'ha moderatamente alto, io bestemmio. Moderatamente alto, porco California. Io spero che sia moderatamente alto, perché perde le partite e stacca, quindi quitta. E non perché sia comunque una merda. Se volete vedere anche le mie ultime statistiche, ve le faccio vedere. Queste le sappiamo, che non ho mai giocato in divisioni. E queste sono le ultime statistiche. My Club Open Sim 133, 2 nella fase eliminazione diretta. Ovviamente per queste due presenze nella fase eliminazione diretta ringraziamo lo zio Marco che ci ha fatto il biscottone. Quindi va bene. Ovviamente dobbiamo iniziare con Courtois che è stronzo. Grazie. È sempre bello iniziare un video quando ti va di traverso il tè e devi sputare tutto sopra il joystick. Va bene, va. Possiamo iniziare. Vai zio, sei tutti noi. Sfondaci il culo, sì. La volevi la musica sotto per non sembrare un coglione? E invece.
Sì. Messi! No! No! Robby! Cazzo! Se ne va, se ne va, se ne va, se ne va! Vaffanculo Messi, vaffanculo! Non è che del cazzo! Questa non la sbagliamo! Questa non la sbagliamo! Parami questa! E invece la sbagliamo! Bravo! Bravo! Direi che non è andata male come prima partita. Magari qualcuno dirà: hai fatto troppi gol. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Io il mio obiettivo, cioè, non è l'obiettivo di ogni partita, no? Ma quando vedo che faccio tanti gol, 7 gol, e poi metto giù il joystick. Tanto non ce la fa a recuperare 7 gol. Anche perché il computer da solo gioca meglio di quando gioco io. Quindi uno dice poi: perché proprio 7 gol? Perché mi piace CR7. E la prima è andata, regà, è andata. Facciamoci l'altra, va? Peppe 1984, spagnolo. Dai, dai però! Guarda! Ma è possibile! Ma forma fisica 7! Forma fisica 6! 7! Ed è rosso! Fanculo! Mamma mia che azione! Vaffanculo Maradona! Sì, vabbè! Vabbè, che cazzo di botta di lag era! Guarda! Stai scherzando! L'azione che verrà dopo è il motivo per il quale si è staccata la registrazione della webcam e del microfono. Quindi dopo quest'ultima azione non ci sarò più io, non ci sarà più la mia webcam eccetera eccetera, ma ci sarà solo la mia voce soave, suadente, un po' eccitante che vi guiderà per il resto del video, che naturalmente registrerò in post produzione. Vai Alex! Doveva stare dall'altra parte comunque del Piero, eh. Ed ecco quello che è successo. Non ve lo devo spiegare, l'avete visto. Guardate, se andate a rivedere l'azione, la guardate al rallentatore, la guardate con attenzione, vedete che quando ho passato il pallone a Nedved ho caricato una puntina e quella puntina era indirizzata verso Ronaldo. Ovvero passare da Del Piero a Nedved per poi ripassare a Ronaldo per farlo tirare di prima o a giro o di esterno come sarebbe uscito. E invece mi ha passato la palla a Roberto Carlos, Roberto Carlos a centrocampo. Da lì naturalmente vedrete le azioni che sono susseguite. Le commenteremo piano piano e vi posso solo dire che vi siete salvati da un sacco di bestemmie. Ovviamente da quell'azione sbagliata, no? Con palla a Roberto Carlos a centrocampo,
ripartenza e 1-1 per l'avversario, ma siccome non basta, arrivo in area nell'azione subito dopo, riesco a farmi stendere un giocatore, mi dà il rigore, lo tiro e come possiamo vedere... palo, Ronaldo non si muoveva, io con R1 ed R2 schiacciati cercavo di muoverlo per mandarlo sulla ribattuta, non si è mosso Ronaldo e non sono riuscito a buttarla dentro. Morale della favola, la partita è finita, dalle statistiche può sembrare anche equilibrato, 8 tiri 5 in porta, 8 tiri 6 in porta, 50% di possesso palla, cioè non è male, non è male, uno la vede così e dice pareggio. Peccato che il tizio abbia tirato da casa mia, mentre io sono arrivato sotto porta, i pallonetti non sono andati, ho preso palo, il rigore non sono riuscito a trasformarlo, cioè non lo so, partita strana. Ma va bene, andiamo a vedere la prossima. Cioè questa non era male come partita, ho beccato un italiano con il nick che avevo già sentito, o meglio forse l'avevo sfidato in passato eccetera eccetera. È finita 2-2 come vedete dalle immagini che scorrono, ma vi faccio vedere un'immagine delle statistiche. Statistiche che io sul momento non sono rimasto a guardare perché il secondo pareggio voleva dire rinunciare comunque anche alla salvezza nella divisione, no? E quindi mi sono un po' incazzato e ho lasciato perdere, sono passato alla stagione successiva e ho registrato di nuovo tutta la divisione 4. Le statistiche comunque sono, cioè guardandole così magari probabilmente meritava qualcosina in più lui, se non fosse che non riuscivo a fare un passaggio decente. Cioè io mi sono alzato con 3 ore di sonno, andando a letto alle 5:30, alzato alle 8:30-9 per cercare di registrare la mattina, perché la mattina dovrei avere una rete un po' più decente, e invece non sono riuscito a fare un cazzo lo stesso. Questo mi ha fatto incazzare veramente veramente tanto, infatti si vede anche dalle prime partite della divisione 4 che non ero in formissima, ecco diciamo così, ho accusato il colpo moralmente, ecco. E niente raga, il video si concludeva qua, addirittura non avevo fatto i saluti, non avevo fatto niente, come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i canali amici, iscrivetevi, lasciate like, un commentino, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga.